fare o non fare? Questo è il dilemma. Ciao Prataroni, quando si parla di mountain bike ci sono molte azioni da compiere per la sua cura, ma molte altre da non compiere assolutamente. Vediamole. Non lavare la bici capovolta. L'acqua potrebbe finire dove non deve, in particolare nel motore e nel vano batterie. Sarebbero dolori, attenzione. Non lavorare sulla bici capovolta, soprattutto la trasmissione. Attenzione. Trasmissione. Quando cambi la catena, attenzione a non montarla su un pacco pignoni o su una corona vecchia. Diversamente usurerai molto velocemente la catena e anche il resto della componentistica. Non lavorare sulla trasmissione con l'e-bike accesa. Te parte in dito come niente. I freni cigolano? Mettiamoci una goccia d'olio, no? No, assolutamente no. Le pastiglie dei freni sono molto delicate e assorbono qualsiasi impurità, quindi quando si maneggiano, mani pulite e estrema attenzione a non contaminarle con nessuna sostanza oleosa o grassa. Non lasciare la batteria scarica troppo a lungo. 4-5 giorni di batteria scarica, si rischia di giocartela. Quando esci in bici, soprattutto se sei da solo, e non dovresti, avvisa sempre qualcuno, lascia detto con precisione da dove parti, il tuo percorso di massima e l'orario stimato di rientro. Non si sa mai. Non ti fidare del sistema tubeless. Nelle situazioni più gravi potrebbe non bastare. Portati sempre una camera d'aria e delle leve cacciagomma. Non iniziare il tuo giro direttamente in modalità turbo. Inizia a riscaldare di piano piano e tieni presente che se inizi subito turbo ti finisce la batteria molto rapidamente. Messaggio di errore? Non ignorarlo. Potrebbe essere qualcosa di grave. Non competere con i ciclisti da strada! Non sottovalutare l'importanza di avere qualche attrezzo con te per delle riparazioni di emergenza della bici. Può sempre succedere un manubrio che si storce, una leva che si allenta o qualsiasi altra vita che può creare un problema. Porta sempre con te un kit minimo. Sui social che te lo consentono, imposta una privacy intorno alla tua abitazione per non fornire a tutti quanti l'esatta posizione della tua abitazione, ovvero del ricovero della tua bici. Anche qui diffidare è meglio. Bene Prataroni, vi è piaciuto questo video? Certo che vi è piaciuto, lo so. Quindi mettete un like innanzitutto per sostenerci e iscrivetevi al canale per ricevere i prossimi aggiornamenti.